In occasione del cambio del filtro dell'aria della mia BMW R1200GS, ho deciso di fare questo piccolo video, un tutorial che mi può servire in futuro quando magari non mi ricordo esattamente i passaggi e forse può essere utile anche a qualcun altro, qualche curioso che vuol provarci. L'airbox che contiene il filtro si trova sotto la copertura del serbatoio. Per toglierla è necessario svitare due vite posteriori e tre anteriori. Oltre, ovviamente, se avete la borsa da serbatoio, anche la flangia, quella che avete visto un attimo fa. Per realizzare questo video ho utilizzato un action cam in posizione frontale, quella con la cinghia in testa, però poi mi sono reso conto che molte inquadrature non sono centrate, quindi la qualità forse non rende bene. Comunque, come dicevo, bastava togliere le viti. Io mi sono avvalso di un avvitatore con la prolunga, così ho evitato di rischiare di rovinare viti o carrozzeria. Io ho tolto le tre viti, ho tolto il supporto per la borsa da serbatoio, ho sganciato quindi l'intero coperchio, che è tenuto oltre dalle viti anche da due punti di incastro che però si staccano facilmente. Per accedere in modo più agevole all'airbox e quindi poter togliere il suo coperchio, ho preferito svitare anche le due parti laterali del serbatoio, così da poterle allargare e arrivarci più agevolmente, altrimenti sono un po' strette. Qui è dove si trova il coperchio dell'airbox. Qui ho allentato le parti laterali, ecco il filtro che è tenuto da una cornicetta che poi viene sempre utilizzata. Questo è il filtro vecchio. Ho montato un filtro in materiale plastico che mi consenta di poterlo pulire semplicemente lavandolo e poi asciugarlo con un po' d'aria. Ho rimesso la cornicetta e quindi di seguito il suo coperchio e ho provveduto a riavvitare il tutto. Mentre per svitarle ho usato l'avvitatore, per avvitarle ho preferito usare la chiavetta manuale in maniera di non rischiare di forzare troppo la chiusura e non rovinare le viti. Passo ora a rimontare tutti i pezzi facendo esattamente l'inverso di quello che ho fatto prima. Quasi completato. L'ultima controllata alle varie viti. Ora è sufficiente rimontare la flangia, quella che sostiene la borsa del serbatoio. Il lavoro è praticamente completato. Le viti tutte controllate, si passa quindi a rimontare la sella e tutto è finito. Come avete visto, è una cosa molto semplice, non c'è nessuna complicazione. Mi auguro che vi sia utile anche a voi per provarci. Un saluto, ciao, alla prossima!